Agritour è un progetto di valorizzazione turistica del territorio, è un territorio che viene inteso non come una piattaforma sulla quale sovrapporre infrastrutture, viabilità o protesi tecnologiche di sorta, ma un territorio inteso come una entità in grado di parlare del nostro passato e ma soprattutto di produrre delle prospettive per il futuro. E attraverso le valli del Vicentino e nasce come gruppo spontaneo di sei professionisti che poi si decide di costituirsi in studio associato. È quindi un gruppo che fa della multidisciplinarità il proprio punto di forza. Scovaghe Stelle è un gruppo ampio di circa una quarantina di persone che da 5 anni si organizza più volte all'anno e percorre a piedi i territori dell'Alto Vicentino. La visione è quella di una ricerca che è partita come ricerca storico-economica, ambientale e col tempo è diventata una ricerca geografica e sensoriale ad ampio spettro. Il turismo troppo spesso si basa sull'offerta di beni repertoriati. La promozione vuol dire tante volte un elenco di cose da vedere di un territorio, le cose di eccellenza, i posti dove andare a mangiare, limitandosi quindi a una rappresentazione quasi tante volte parziale, artificiale di quello che il territorio può offrire. È sicuramente un settore, quello del turismo sostenibile, di forte innovazione perché tende alla valorizzazione della qualità più che della quantità, e questo è sicuramente il nostro pensiero. E la nostra tensione è anche quella di valorizzare la partecipazione locale. Ci siamo resi conto che forse il turismo dovrebbe essere un'esperienza, da condividere con chi ci abita, ricercando il fatto che un territorio possa offrire proposta turistica se prima di tutto in quel territorio si vive bene. Una comunità per riuscire a promuovere il suo territorio deve essere in grado di parlare di questo territorio, deve esserne orgogliosa, deve descriverlo con interesse, deve essere capace di essere protagonista in questo senso. Salto vero e proprio per noi sta nella definizione di un salto culturale teso nella valorizzazione della cultura del territorio. L'Agritour del Molionara in questo momento è retto da un'associazione che è stata costituita appositamente e si fonda su un percorso per la mobilità sostenibile di circa 30 km. Mette in rete, oltre alle aziende agricole, anche una serie di attività economiche che hanno contribuito al suo sviluppo e soprattutto crea una connessione anche con le principali valenze storico-artistiche e paesaggistico-ambientali delle zone attraversate. Vediamo che il ruolo più importante di questo percorso sia quello di fungere da quinta teatrale ad un calendario di eventi molto fitto che occupa quasi tutti i fine settimana da aprile ad ottobre. Lo scopo principale di questo calendario di eventi è quello di diciamo, ricreare o rinverdire o ritessere, che dir si voglia, un legame affettivo tra città e campagna. Una proposta potrebbe essere quella di proporre non tanto dei beni precisi, delle cose da vedere, ma dei valori, delle risorse di comprensorio. Una delle cose più interessanti che è emersa in questi mesi di sperimentazione di Agritour è che l'interesse del pubblico, del nostro pubblico, si muove soprattutto verso le esperienze concrete, le esperienze di operatività fisica, e per esempio la mungitura delle mucche, il contatto diretto con gli animali, il contatto diretto con la natura tramite scampagnate e via dicendo, mentre riscuote molto meno successo tutto ciò che è didattica frontale. Il concetto di turista che a noi interessa più essere inteso come un viaggiatore che esplora. Quindi un turismo esperienziale, sostanzialmente, da modulare bene in termini partecipativi, è la comunità stessa che deve crearlo, cioè l'ospite dovrebbe riconoscersi in tutti i percorsi che quel territorio gli sta facendo, anche critici, anche di ricostruzione, di restauro, di ricerca di una sostenibilità che non c'è più. Quindi in quest'ottica non c'è un territorio che non possa essere interessante.